ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, che è l'organizzazione dell'Unione Europea che si occupa di favorire l'accesso delle imprese alla protezione della propria proprietà intellettuale industriale, e offre delle interessanti risorse finanziarie per coprire il costo della registrazione dei marchi e dei nuovi marchi, e che coprono non solo il costo della registrazione in sé, ma in alcuni casi anche il costo della consulenza per accedere alla registrazione del marchio. Inoltre, l'Ufficio europeo per la protezione della proprietà intellettuale offre sul proprio sito anche molte informazioni pratiche su cos'è la proprietà intellettuale e come si può proteggere secondo le leggi vigenti in Europa e nei vari paesi. Oggi, nella realtà economica moderna, per molte imprese la proprietà industriale, la proprietà intellettuale è diventata di capitale importanza. Questo sia per quanto riguarda i marchi commerciali, perché oggi il marchio sta diventando sempre più elemento distintivo dell'impresa e consente di differenziarsi rispetto ai competitor. Questo sia che stiamo ragionando di un'impresa che lavora nel mondo B2B, sia anche nel mondo ovviamente B2C. Ma ormai ovunque la caratterizzazione dell'impresa portata dal marchio è diventata di grande importanza, e quindi diventa ancora più importante investire risorse sul marchio, un marchio che sia facilmente riconoscibile, caratterizzante e soprattutto tutelato legalmente contro eventuali azioni di contraffazione. E parlando invece della parte dell'innovazione legata ai processi industriali, l'importanza dei brevetti è chiaramente sempre crescente, perché l'innovazione è l'elemento distintivo che consente di competere sul mercato, caratterizzandosi in maniera più avanzata e più moderna e più innovativa rispetto ai propri competitor. Può essere molto rischioso non occuparsi della protezione della propria proprietà intellettuale. Questo perché può succedere di investire risorse significative nella ricerca, nello sviluppo di nuovi simboli grafici, di nuovi marchi, per poi magari rendersi conto che questi non possono essere tutelati in maniera efficace, oppure si possono investire risorse in pubblicità, in comunicazione, e capire che l'investimento non può essere tutelato in maniera permanente, in maniera efficace, contro un'azione di contraffazione da parte di concorrenti. Sicuramente i commercialisti sono consulenti che abitualmente hanno relazioni frequenti con l'impresa, conoscono le sue esigenze e quindi sono in grado anche rapidamente di identificare quali sono le priorità dell'impresa, quali sono i suoi obiettivi strategici e come questi possono essere coniugati con un'efficace politica di investimento nello sviluppo di proprietà industriale, combinando, come dicevamo prima, sia l'ottimizzazione di carattere fiscale, sia l'accesso a contributi pubblici e fondi che agevolano la ricerca, ma anche e soprattutto inserendo il progetto di sviluppo dell'impresa nel quadro normativo, in modo da ottenere come risultato finale una efficace tutela della proprietà industriale.